Questo libro si intitola La storia dei vincitori e i suoi miti. Uno degli argomenti da cui parte quest'opera, anzi in realtà l'opera parte, parte da un periodo che più o meno è intorno al 1000, ma si richiama anche più volte a un argomento precedente, su cui io ho scritto appunto un libro che è stato il mio primo libro, che è quello sulla papessa Giovanna, e io vorrei oggi provare a parlare di questo argomento, lo ricollegherei a un argomento più ampio, che in qualche modo sembra quasi tracciare un collegamento tra la vicenda di una donna diventata papa nel IX secolo d.C. e la vicenda di Giovanna d'Arco. Mi viene in mente, detta di passaggio, che una delle ultime interrogazioni di storia che ho fatto prima delle vacanze di Natale, siamo arrivati al punto di sentir dire da un ragazzo Giovanna d'Arcore mi dà l'idea della situazione in cui viviamo, perché se è diventata un'oggettina, no? Cioè, se adesso è la chiamiamo come una signorina di quelli di Berlusconi, vuol dire che ormai la cultura ufficiale, dilagante, no? Ha preso un tale piede da riuscire a deformare, e quindi ragazzi preferiscono in qualche modo inconsciamente si collegano ad Arcore piuttosto che... Ma vabbè, comunque Giovanna d'Arco è un bellissimo argomento su cui riflettere, soprattutto per tutta una storia che si verifica dopo la morte di Giovanna d'Arco, di cui i libri di testo non fanno nessuna parola, cioè. Allora, partirei da questo discorso della papessa, perché a me è capitato, anche in questa occasione, ma non solo, di toccare argomenti che spesso vengono trattati dai famosi complottisti come delle verità assolute, nonostante non ci siano prove. E si fa molto in fretta a mettere insieme, che ne so, i Rothschild con i rettiliani, le scie chimiche, la papessa Giovanna o cose del genere. A me interessa invece approfondire per capire se ci sono effettivamente le basi per poter affermare che una situazione si sia verificata o no, e solo in questo caso provare a parlarne. La questione del rapporto tra me e questa papessa è di nuovo una storia che nasce dall'inverosimile, sembra veramente una favola. Io nel 2010 avevo messo su un sito che si chiama Incontro Storia, occupandomi inizialmente della vicenda e della storia di Cristoforo Colombo, avevo messo su questo sito con l'idea di mettere così in contatto studiosi molto più bravi e più preparati di me, che in qualche modo avrei fatto solo da tramite e da coordinatore dal punto di vista proprio della costruzione poi del sito, facendoli dialogare, discutere, magari anche litigare su determinati argomenti storici su cui non c'è una visione univoca. Soprattutto storici che io considero, così amo chiamare, non allineati, cioè non legati all'interpretazione dominante, quella dei vincitori, ma magari appunto interessati a sollevare il velo in altri punti in cui normalmente lo si lascia posato. E avevo messo su questo sito, un giorno ricevo una mail di uno strano personaggio che mi scrive e mi dice che lui apprezza moltissimo questa idea di una controstoria, cioè di una storia alternativa rispetto a quella ufficiale, e mi rimanda una serie di suoi studi che io mi metto a leggere, che si trovavano su internet e che mi appassionano moltissimo. Fra l'altro mi piace molto anche il modo con cui scrive, molto divertente, molto vivace, molto colorito, e che gli rispondo e gli chiedo se vuole partecipare a
questo progetto, se vuole anche lui inserire in questo spazio dei suoi studi. Lui dimostra, e lo ha sempre fatto fino ad oggi, il totale disinteresse a apparire in qualche modo. Anche gli studi che si trovano suoi su internet sono assolutamente non sua iniziativa, è gente che si è messa lì, li ha trovati e li ha messi su internet, lui se ne frega completamente, perché lui è un, mi dice scrivendo, mi racconta, io sono un collezionista, io dispongo di moltissimi libri, pergamene, incunaboli, addirittura precedenti al 1000, se a lei interessa venire a dare un'occhiata, io volentieri le metto a disposizione il mio patrimonio. Fatto sta che questi libri me li sono trovati davanti e a un certo punto, e qui comincia la favola vera e propria, questo signore mi posa davanti, quasi mi sbatte lì, un'opera di uno storico del 400 che si chiama Bartolomeo Sacchi, ma che è passato alla storia con il nome di Platina, un grande umanista della fine del 400 e grande storico nonché direttore della Biblioteca Vaticana, primo direttore della Biblioteca Vaticana. C'è un quadro famosissimo che lo rappresenta mentre inchinato viene nominato, viene incaricato dal Papa rispetto a questo appunto questo importantissimo incarico, e questo mi sbatte questo davanti questo libro che si intitola Delle vite dei pontefici e mi dice: lei conosce la storia della papessa? E io rispondo: la favola, sì, ne ho sentito parlare. Lui ride e mi dice: beh, vada a pagina X e lecca. Io sfoglio con tutta la delicatezza di cui sono capace questo libro, tra l'altro era un'edizione successiva, questo libro è del 1477-78, ma l'edizione di cui era in possesso questo signore era del 1552, quindi io comincio ad aprire questo libro della metà del 500 e alla pagina indicata, pagina 78, 178, io trovo l'indicazione di Giovanni VIII, con sottoscritto tra parentesi Papessa Giovanna. Leggo e in qualche modo così mi ritrovo in quella che è la leggenda, che adesso se volete un attimo raccontiamo. Una leggenda su cui hanno fatto anche dei film, anche recentemente, eccetera, di cui non si può accertare nulla allo stato delle cose attuali più di quello che sappiamo. E c'è un motivo preciso per cui non si può accertare nulla di più. E adesso lo vedremo. Fatto sta che la leggenda è questa, che però in quest'opera, appunto, in un'edizione di metà del 500, sottolineiamolo bene, è ancora raccontata come storia, non come leggenda. Se noi guardiamo le edizioni successive di quest'opera e in generale tutti i libri che parlano della papessa fino al 700, poi dopo non ne parlano neanche più, quando si arriva appunto al discorso della papessa vengono diciamo corretti da una dicitura stampata o scritta a mano che è fabula, vuol dire che sia chiaro che quello che stai leggendo è una favola. E così la dico come curiosità, forse l'ho anche già detto, fabula, che è appunto il termine con cui la Chiesa anticamente, soprattutto dal Concilio di Trento in poi, liquidava i testi o comunque gli argomenti ritenuti appunto leggende, non verità, anagrammata fabula diventa bufala, guarda caso, che è il termine che oggi usiamo per, soprattutto su
su internet per indicare gli argomenti falsi. Quindi c'è un collegamento. E pensate ancora di più in quest'epoca in cui il governo italiano ha lanciato questa sua guerra, questa sua lotta alle fake news, cioè alle notizie false, siamo esattamente allo stesso punto, siamo allo stesso livello, cioè ci troviamo di fronte a un potere che è il potere costituito, che deve affrontare il problema delle notizie e delle informazioni incontrollate e che possono anche rivelarsi notizie, in contrasto con quella che è la verità ufficiale, che come tale devono essere bollate come fake news, come bufale, cioè come fabule, cioè come favole. Questo non è un discorso da poco, è un discorso enorme, perché pone il problema della verità. Come vedete si ritorna alla filosofia, non so, sentite parlare Berlusconi, sentite parlare Renzi, sentite parlare Grillo, e vi chiedete chi dice la verità. Ecco, questo non è un problema da poco. È un problema che, tra l'altro, con internet si è diffuso su tutta quanta la conoscenza umana. È quello che intendeva Nietzsche quando diceva Dio è morto. E con lo stesso argomento noi abbiamo iniziato il corso dell'anno scorso, se vi ricordate. Cioè, dove sta la verità? Chi può dirci una volta per tutte le cose stanno così? Con che criterio e con quale autorità io insegnante posso entrare in una classe e dire i fatti sono questi? Eppure io non faccio altro, o noi insegnanti non dobbiamo fare altro che entrare in classe e dare come verità quelle dei libri di testo. Ma veniamo alla papessa. Qual è la leggenda? La cosiddetta leggenda, qualcuno sicuramente la conosce, questa ragazza probabilmente di origine inglese, probabilmente faceva parte di una famiglia di pastori della Britannia, che aveva questa grandissima sete di conoscenza in un'epoca, parliamo appunto del IX secolo dopo Cristo, in un'epoca in cui alto medioevo le donne non studiavano, venivano semplicemente istruite alla cura della casa e dei figli. Questa ragazza sente invece fortissimo il richiamo del sapere, della verità, della conoscenza, e sa che l'unico modo è essere uomo, essere maschio e finire in un monastero, in un convento in cui poter studiare insieme ad altri ragazzi sui libri. E così si finge maschio, si veste da maschio, scappa di casa e va a farsi accettare in un convento insieme ad altri monaci, diventa monaco e passa la vita, no? Stretta dentro delle bende per non evidenziare le sue curve, imparando, studiando e di fatto surclassando tutti gli altri suoi compagni, cioè dimostrando di essere assolutamente la più sapiente, il più sapiente. Questa sua sapienza la porta, parliamone al femminile, tanto noi il trucco lo conosciamo, la porta a viaggiare molto, ad essere rinomata. Attenzione, siamo in un'epoca in cui chi valeva era molto facilmente famoso, adesso è l'opposto, ma all'epoca era così, chi valeva era assolutamente messo in rilievo. La voce girava e gira la voce di questo Giovanni, che secondo la leggenda invece si chiamava probabilmente Agnese, ma c'è chi dice Giovanna e non sappiamo, gira la voce appunto di questa grande sapienza di questo personaggio che finisce in Grecia addirittura a approfondire i suoi studi, lì si innamora di un uomo, ma lei è donna,
secondo la leggenda, una bellissima storia d'amore, ma lui conosce il suo segreto, insomma, sa che lei è femmina, ma a un certo punto lui muore, secondo la leggenda, proprio davanti al Partenone, ad Atene, e lei rimane senza di lui, torna in Italia, e in Italia viene subito individuata dal Papa, Leone IV, grandissimo Papa in odor di santità, il Papa artefice delle mura leonine che circondano il Vaticano, e il Papa lo vuole come suo collaboratore. Questa donna non se la sente perché capisce che sta rischiando troppo, che a quel punto la beccheranno, ma la questione è in qualche modo inaggirabile, bisogna che si faccia quello che il Papa vuole. Diventa quindi uno dei principali collaboratori e consiglieri di Papa Leone, finché Papa Leone muore e la designa come suo successore. Qui la questione è complicata, dovete sapere che all'epoca non c'era ancora il conclave, quindi i cardinali non si riunivano facendo tutta una serie di giochi di potere per poter arrivare al nome dell'effettivo nuovo Papa, perché siamo ancora in un'epoca in cui i papi venivano eletti per acclamazione popolare. Quindi praticamente era il popolo di Roma, a Roma, che in qualche modo eleggeva il nuovo Papa. E a Roma questo Giovanni era talmente famoso per la sua attenzione, la sua sapienza, la sua cultura, ma anche la sua bontà, che viene assolutamente indicato dal popolo romano a grandissima maggioranza come il successore di Leone IV. E così Giovanna di Padì riesce a scampare, a fuggire, cerca di fuggire, insomma, ma lo acciuffano e lo fanno papa. La leggenda sempre racconta, anche questo non si può dire se sia vero o no, ma è fortissima come immagine, senza dubbio, che dopo due anni, un mese e quattro giorni di pontificato, due anni, un mese e quattro giorni di pontificato, questo Papa, durante una processione, mentre passava dal Laterano al Vaticano, di colpo ha un mancamento, crolla per terra e perde il bambino. Evidentemente era incinta, Giovanna, la leggenda vuole che si sia innamorata di un cortigiano alla corte del Papa, insomma, e si siano appunto innamorati e ci sia scappato un figlio. Questo bambino nasce prima del tempo, non si sa se sia un aborto spontaneo o se sia nato appunto e fosse vivo, insomma, ma chiaramente se le cose sono state così, Giovanna aveva fatto i suoi calcoli e quindi non si aspettava certo una cosa di questo tipo, quindi nel caso era un parto prematuro. E sempre secondo la leggenda, anche se qui ci sono delle variabili, delle varianti diciamo diverse, la popolazione che assisteva alla processione la accoglie malissimo questa cosa. Giovanna viene lapidata, lei e il bambino, fatti oggetto di un lancio di sassi terribile, vengono uccisi entrambi, il bambino appena nato, ammesso che fosse vivo, sono questo. Ma ci sono altre più terribili e cruente versioni, che Giovanna sia stata proprio per la furia popolare, sia stata attaccata da due cavalli che sono stati lanciati in due direzioni opposte, il famoso squartamento, no? Che sia stata quindi squartata per castigo, no? per punizione nei confronti di questa mancanza. Questa mancanza va analizzata meglio, perché non è tanto la questione di essere incinta. Tra l'altro la storia dei papi è costellata di figli illegittimi. Leggevo recentemente una battuta carina che diceva che
il valore della castità è molto importante nel clero, tant'è vero che se lo tramandano di padre in figlio. Ora, questa cosa è particolarmente forte, ma non è questo il problema. Il problema è l'essere donna, il problema è aver vestito i panni dell'uomo, in qualche modo aver costituito un fattore di insubordinazione rispetto a una gerarchia ben precisa che vede l'uomo a un certo livello e la donna sotto, e che quindi considera assolutamente rivoluzionario un cambiamento di posizione, un tentativo di prevaricazione rispetto a quello che è il limite, no? Che una donna deve rispettare. In questo libro c'è la papessa inserita nella sequenza dei papi della storia della Chiesa, tra quindi il suo predecessore e il suo successore, chiamata Giovanni VIII, e andando a guardare verso la fine, no? Più in là, più avanti, verso la fine dell'opera, l'ultimo Giovanni, perché è la prima cosa che fai, dice, insomma, se questo Giovanni VIII non è mai esistito, vuol dire che il Giovanni VIII è quello dopo. Questo è un buco, qui non c'è niente. Allora, andiamo a vedere dove finisce il numero dei Giovanni, cioè qual è l'ultimo, il più alto, e ti trovi davanti, come ultimo Giovanni, prima di Papa Giovanni, quello che conosciamo noi, perché non certo poteva conoscerlo Platina, no? Ma l'ultimo Giovanni conosciuto, e l'ultimo che prende il nome Giovanni, prima di Giovanni XXIII, il Papa buono, compare in quest'opera come, attenzione, Giovanni XXIV, Giovanni XXIV. E uno dice, aspetta, se Giovanni XXIII è quello che abbiamo conosciuto, no? Che è stato Papa dal 58-62, e qui c'è qualcosa che non funziona. Certo, un motivo è molto semplice. Quel Giovanni XXIV, cioè Bartolomeo Cossa, è in realtà un papa che Giovanni XXIII ha il coraggio di considerare antipapa. Qui il discorso è complicato. Fino all'epoca di Giovanni XXIII, quello che conosciamo noi, il Papa buono, quel papa non era mai stato messo in discussione, nonostante ne avesse fatte di tutti i colori, e fosse addirittura accusato nei testi del Concilio di Costanza, perché questo è il periodo in cui vive, di sodomia, di pedofilia, e di aver addirittura ucciso il suo predecessore per avvelenamento. Questa è una cosa che di nuovo non compare nei libri di testo, non mi sono messo lì a studiare i testi del Concilio di Costanza, che sono solo in latino o in tedesco, e su questo poi ho scritto un altro libro che si intitola Il gioco dell'oca, che racconta anche la storia di questo papa omicida. Ma fino al momento fino degli anni 50 del Novecento, questo papa nessuno l'aveva mai toccato e messo in discussione. È Giovanni XXIII il primo a decidere che questo papa è un antipapa, e quindi a prendere il suo numero. Però prende il 23, non il 24. Perché questo qui è 24? Allora, la domanda è, Platina non è un idiota, Platina è uno storico, Platina è addirittura il direttore della Biblioteca Apostolica Vaticana. Vogliamo che non sappia il numerale dei papi? Stiamo parlando di un papa, Giovanni 24, che vive 50 anni prima di vivere Platina. È come se uno storico di oggi, spiego, chiamasse Papa Montini Paolo VII. Sarebbe un ignorante, tutti diremmo è Paolo VI, lo sanno tutti. Ecco, come può Platina chiamare Giovanni XXIV un papa che avrebbe dovuto chiamarsi Giovanni XXIII, quel papa che infatti poi Giovanni XXIII, il papa buono, prendendo il suo numerale, implicitamente condannerà a essere antipapa. Qui siamo a 24, c'è un numero in più. Vuol dire che fino all'epoca del Platina, quel Giovanni VIII era contato,
era nel novero dei papi. Dunque, fino a quel periodo era storia, non era leggenda. Questo non è un particolare da poco, ripeto, perché chiunque, lo stesso, attenzione, quest'opera delle vite dei pontefici è un'opera con l'imprimato papale. Non può che essere così, stiamo parlando del direttore, ripeto, della Biblioteca Vaticana. Allora il Papa, prendo quest'opera, avrebbe detto: che cavolo è scritto Giovanni 24? Invece qui c'è l'imprimato, qui c'è assolutamente la benedizione e l'autorizzazione, tutto funziona. Ma questo è ancora niente. Questo può dimostrare e può non dimostrare. Quello che ci aspetta la prossima ora è invece la dimostrazione di una serie di cose che vengono fuori e che, insomma, non so, non voglio sembrare troppo orgoglioso di questo mio lavoro, ma è che da un lato danno l'idea della portata di questo studio, ma dall'altro spiegano anche il motivo per cui questo studio sia stato così boicottato. Parlo del mio studio, il motivo per cui io, quando ho finito il mio libro che parlava della papessa e l'ho mandato alle prime case editrici partendo dalle più grandi, perché ho pensato questa è una rivoluzione, quello che ho scoperto è una rivoluzione, mi sono sentito rispondere da una delle più grandi con una mail: ma lei tiene alla sua famiglia? E noi non stiamo parlando di Berlusconi, di Trump, stiamo parlando di una papessa o comunque di una vicenda per giunta marchiata come fabula del IX secolo d.C. Quindi potrebbe dire: ma cosa me ne frega, tutto sommato? No, qui c'è in gioco un discorso grande, qui c'è in gioco un cambiamento della storia, qui c'è in gioco una falsificazione dei fatti che comporta tutta una serie di cose, perché far sparire un papa significa anche far sparire le sue encicliche, significa far sparire i cardinali che ha nominato. Guardate che ogni volta, non so se lo sapete, ogni volta che un papa viene proclamato come antipapa, di conseguenza tutti i vescovi che ha ordinato diventano antivescovi, cioè non sono più vescovi. È un problema, non è che si possa fare così. E le encicliche sono la verità. L'infallibilità papale viene sancita da Pio IX nella seconda metà dell'Ottocento, ma era comunque, per quanto mai stata verbalizzata, ufficializzata da un'enciclica, era comunque sulla bocca di tutti già dagli esordi del cristianesimo. Non si può scherzare su queste cose. Ecco, quindi stiamo andando a toccare degli aspetti che, per quanto antichissimi, evidentemente rompono ancora le scatole. È un po' una dei vizi del ratto e rompere le scatole. Non so perché mi hanno fatto così, quindi va bene, facciamo allora una pausa. Grazie.